Ciao ragazzi, Greta si è fatta un tatuaggio in mezzo alle pere, alle tette. Save it, ma save it cosa? Vabbè, ok, adesso zoomerete, zoomerete nel vostro bel PC a 4K Ultra HD, va bene. Abbiamo un titolo fighissimo che ho scritto, il titolo scritto, non le cose che deve dire lei. Ti ricordo tutte le battute? Sì, bravissimo. Impariamo dal peggio, primi appuntamenti peggiori. Se tu capisci quello che di sbagliato fanno gli altri, puoi sicuramente, senza dover fare gli stessi errori, progredire. Quanti appuntamenti hai fatto nella tua vita, Greta? Quanti anni hai? Non mi ricordo. La mia età non si dice, lo sai, è tabù, è Però se io tabù. ti indovino la tua età, ne dico di più e peggio, Non fa niente, no? c'è Ok, beneficio del nei tuoi dubbio. 30 anni di vita. Quanti appuntamenti hai fatto più o meno? No, non è Non si può quantificabile, dire neanche però, cioè, non questo. è Un quantificabile. centinaio? Anche quelli andati male, cioè non è che per forza arrivi No, là. non lo so, cioè, no, 100 forse, no, 100 no. Vabbè, Se no, sto 100. tutta la vita fuori a uscire con qualcuno. Ok, una trentina facciamo finta, 50, va bene. Sì. Ok, un buon numero nel senso basso, pensavo molti di più, in realtà. Ok. E 50 appuntamenti, quanti andavano male? Quanti sono andati male? Ma Male in, cosa intendo? diciamo. Scusami, male cosa intendo? Intendo che non c'è stato un secondo appuntamento, non ti ha fatto una bella impressione per X motivi che adesso vedremo. Sì, allora, diciamo la metà anche, sì, se prendiamo 50 diciamo la metà, ma più che altro non è centrato tanto il luogo, alcune volte sì, perché io mi stupisco a volte di dove mi possono portare, Ok, va bene, paura. però c'entra anche tanto l'impostazione e il comportamento dall'altra parte. Cioè, a Ok. volte volevo proprio scappare via, tipo mi siedo, scusa, me ne voglio andare. Perché? E è difficile da comprendere. Non Può lo dire, puoi so. essere volgare. Mi No, piace non è quando sei volgare. che. Cioè, mi sembravano persone fuori dal mondo, non lo so. Dicevo, che cosa ci faccio io qua con questo? Ok, Ma proprio perché? nell'approccio, a me dà fastidio, tipo ad esempio, tanto il contatto fisico all'inizio. Cioè la Bellissimo. gente che si avvicina, che c'è già lì, ve ne voglio andare. Perché tipo il primo appuntamento c'è, cioè, tu stai nel tuo e io sto nel mio. Però è molto soggettivo, eh. Cioè ci sono altre ragazze che magari gli piace. Ok, quanti appuntamenti sono andati male? Facciamo finta di 10. Una media, la metà bene, la Sì, metà la male. metà sì, ma anche Ok. perché magari parli e capisci che hanno interessi diversi, oppure la scelta del luogo. Adesso c'è mio cugino fuori perché mi si sposa mio fratello adottivo, ok, si chiama Steve anche lui, devo andare via, per questo sono vestito così un po', si sposa in Norvegia e devo partire, non è che posso stare qua con voi tutta la vita. Le cose, Greta mi guarda con un mix di ammirazione, dovreste vedere le cose sui occhi, un mix di ammirazione, disgusto e incredulità. E questo ed è fighissimo, dovreste vedere come brillano i suoi occhi, ok? Allora, cerchiamo di capire che cosa facevano quindi fuori dal mondo, magari anche nei discorsi, nel come si ponevano, giusto? Sì. Ok, quindi atteggiamenti. Punto 2, peggiori appuntamenti, magari ti hanno fatto pagare a te o hanno fatto gli spilorci? A volte sì, mi è successo un paio di volte. Inficia? Condiziona? Se mi inviti fuori tu, io non do mai per scontato che l'altra persona paghi, però se mi inviti fuori tu, scegli tu e fai tu, allora te lo aspetti, però Ok. io il mio lo pago sempre. Però Poi. se finisco a pagare io per tutti e due, allora ciao, grazie, Ok, arrivederci. un altro appuntamento che è andato male, magari presumibilmente non si concentravano molto su di te, oppure sentivi che erano lì solamente per portarti a letto? No, questo no, non mi è mai successo. No, ma di fatto sei comunque molto sobria alla fine, Eh no? sì, quindi nessuno mi vuole portare a letto, è un Secondo me sai casino. perché più che altro? Perché secondo me spaventi un po'. No, non ne ho questa Sì, beh, anche sensazione. sì. Tante volte le persone mi vedono e non mi parlano perché io non capisco perché c'è. Perché magari ti vedono prorompente quando in realtà poi devi conoscere una persona semplicissima. Esatto. No, non è vero. No, scusami. Poi. Il luogo, tipo una volta mi hanno portato, cioè, nel birrificio, cioè tipo io così,
al birrificio e oltretutto non mi piace la birra, cioè è un posto troppo selettivo, ok? Il birrificio? Sì, sì, perché tu non mi puoi portare il primo appuntamento al birrificio. Ah, ok, selettivo nel senso che hanno solo quelle cose. Ma proprio i birrifici, birrifici quelli, cioè con... La slalom, così. E quindi dico, cioè non sai se mi piace la birra, non me l'hai chiesto, sono pure allergica e a niente. Birra. Sì, al luppolo. Sì, c'è quella senza luppolo, però sto male. Vabbè, comunque, dettagli, io il birrificio, cioè no, nel senso magari con il tempo, se proprio ti piace, c'è un rapporto, ci vengo. Però già mi guardano come un'aliena, perché poi io esco sempre a mio modo. Tu sei bene. Allora, poi, ultimo, se vogliamo mettere un altro proprio marcio, schifoso, lercio. Guarda, una cosa che mi fa sempre scappare, onesta, è quando ci provano tipo insultandoti, non lo so spiegare. Io lo so invece. Che tipo ti lanciano quelle frecciatine. Non che lo insulto poi perché comunque ho capito la psicologia. Ti lanciano le frecciatine per essere un po' stronzi. Sì, mi do, cioè proprio direi, va bene, ok, allora ciao. Cioè, nel senso, mi dà fastidio sto approccio. E tu come reagisci? Ridi? Perché sennò dici di essere un ceffone. No, cioè resto lì, guardo e penso, ok, va bene, questo è un altro che fa lo splendido, ok, tra quanto devo andare a casa? Ok, va bene ragazzi, diciamo che ci può stare, no? Basta, ci può stare, no? Era una conclusione. Ci può stare, no? Sì. Andate a vedervi poi le foto. Volevo dare il tuo Instagram, meglio di no perché poi arrivano i peni in chat. Ciao ragazzi! Ciao!